Signore e signori, incontriamo Brico Io. Nel nostro cammino alla conoscenza dei punti vendita Brico Io siamo a Fontaniva, a due passi da Cittadella, in provincia di Padova. Con noi c'è Giovanna, il caponegozio di questo importante punto vendita, che salutiamo. Salve. Ciao Giovanna. Allora, come si raggiunge questo punto vendita? Il punto vendita è facilmente raggiungibile da Padova, da Vicenza e è anche abbastanza vicina da Treviso e Castelfranco. Entriamo dentro, facciamo questo cammino all'interno e cerchiamo di conoscere quali caratteristiche, per cosa si contraddistingue questo punto vendita, Giovanna? Soprattutto per la cordialità del personale, per il calore e l'affetto che comunque si ritrova all'interno del negozio e per l'attenzione che si dà al cliente. Quindi in qualche modo esaltate quelli che sono i principi del concetto di Brico Io, che è quello soprattutto dell'alta professionalità del personale. In quanti siete a lavorare all'interno? In sette. Sette persone. Un punto vendita piuttosto ampio, quanto è grande? 2000 metri quadri. Ed ora parliamo di fiducia, di fidelizzazione, quindi di quei clienti che si contraddistinguono per una continuità di rapporto e hanno, e anche per il fatto di essere in possesso della nostra bonus card. Quanti sono i vostri clienti amici? I fidelizzati sono quasi il 50% sul totale dei clienti. Una percentuale altissima, Giovanna, complimenti, questo a conferma della cordialità e della professionalità del personale. Qual è il reparto alla quale tieni di più? Il reparto che comunque ci dà più soddisfazione è sicuramente la zona del reparto giardinaggio, essendo comunque in zona di campagna, comunque di ampi spazi, ovviamente il reparto giardinaggio è quello che rende di più, assieme al reparto animali, al pet, che comunque dà anche ottimi risultati. Ecco, all'interno del tuo punto vendita hai anche un corner importante, un negozio importante, che è l'Isola dei Tesori. Sì. E vuoi raccontare ai telespettatori cosa vuol dire l'Isola dei Tesori? L'Isola dei Tesori è appunto un corner, come hai giustamente detto tu prima, che è molto presente comunque all'interno del nostro territorio, comunque in tutta Italia. Molto ricca di prodotti per cani, per gatti, per tutta una serie di animali che ci tengono compagnia a casa, e ricca di appunto di prodotti. Sì, mi sembra anche di aver visto che non è limitato all'alimentazione, ma c'è anche lo svago e il divertimento, sì, per gli animali diversi stessi. Diversi giochi per gli animali, per i gatti, gabbie, cucce, trasportini anche per viaggiare in aereo, sì, tanti prodotti. Parliamo del reparto legno e taglio legno. Sì, anche fra i vari servizi che diamo ai clienti è anche molto importante il servizio del taglio legno, perché diamo la possibilità di dare ai clienti un servizio gratuito appunto del taglio, senza dover avere aggiunte di costi al prezzo del prodotto che noi vendiamo. Oltre alle tantissime offerte legate al tradizionale volantino mensile, il vostro punto vendita si contraddistingue per delle iniziative, quali? Sì, assolutamente sì, abbiamo creato un angolo delle occasioni dove i clienti possono trovare delle vantaggiosissime offerte anche con sconti del 50% su prodotti che sono andati fuori assortimento e per tale motivo vengono scontati in maniera molto sostanziosa, ben presentato. Allora Giovanna, siamo praticamente addirittura di arrivo. Vogliamo dare l'informazione, forse la più importante, per i telespettatori e per i clienti di domani. Quando si può fare acquisti? Gli orari? Da noi si possono fare gli acquisti 7 giorni su 7. Gli orari del negozio dal lunedì al sabato vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e durante la domenica, perché tutte le domeniche siamo aperti e durante tutti i festivi, l'orario va dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Bene, prima dei saluti vogliamo ricordare ai telespettatori i tuoi colleghi che incarico hanno all'interno, così magari qualcuno si ricorda per nome e si potrà ricordare ad esempio che al taglio legno chi c'è?
Al taglio legno in realtà non c'è sempre una persona specifica perché per nostra fortuna tutti gli addetti vendita sono poliedrici, riescono comunque a utilizzare tutti, a dare dei buoni servizi in toto a tutti i clienti. Quindi è possibile trovare Marco come trovare Corrado, Carlo, Nicola e tutti gli addetti vendita che fanno parte del mio punto vendita. Giovanna, un saluto, porta saluti a tutti i tuoi colleghi e anche a tutti i tuoi tantissimi clienti. Ciao e grazie. Ciao, grazie. Signore e signori, abbiamo incontrato Brico Io.